Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, tredicesimo episodio per la nostra serie di The Last Guardian. Dopo il panorama mozzafiato non ci resta altro che dirigerci verso questa struttura ancora abbastanza anonima e anomala sulla parte più alta della Torre d'Avorio. Quindi vediamo che da lì siamo usciti appunto da questa sorta di antenna di amplificatore e raggiungiamo però quest'altra struttura. Qui in prossimità di quest'ultima vediamo già dei barili rotti. Sono tutti indizi che iniziano a far riflettere. Non capiamo perché ci sia tutto questo nutrimento pertrico in questo punto della torre, che è anche un luogo abbastanza scomodo a cui accedere. Nonostante Trico voli, non è comunque facilissimo arrivare qui. Quindi abbiamo visto come, anche sparando alla torre non succede nulla, però indicando per l'appunto quella strana conformazione di quella specie di statua a trico, parte questo filmato nella quale la massa nera, ovvero il signore della valle, attiva un richiamo, sempre la classica risonanza, e qualcosa cambia. Trico ovviamente è interessato a questa sorta di suono, viene comunque sia attirato da quest'ultimo, anche se però in questo caso non cambia il carattere. Cosa succede però? Che tramite questo richiamo vediamo dalla lontananza molti piccoli frammenti di luce che si sollevano. E da questi frammenti iniziano poi ad accorrere in massa una quantità innumerevoli di trico cattivi. Quindi il signore della valle, accorgendosi della nostra presenza e non essendo d'accordo con le nostre azioni, va a richiamare tutti i trico per impedirci di poter continuare ad avanzare. E se insieme, nonostante innumerevoli difficoltà e molti danni subiti, siamo riusciti a controbattere un trico cattivo, non so adesso cosa potremo fare contro questo plotone, che vanta per l'appunto più di 5 creature, che sicuramente faranno di tutto per ostacolarci. Vediamo però che dal richiamo il trico arriva e va a rigurgitare un essere vivente, ricoperto di massa verde all'interno di questa statua, che in realtà è come se fosse un piccolo pulcino, che chiede da mangiare ai suoi genitori. Di contrario però la statua, dopo aver inglobato l'essere vivente, rigetta il barile, contenente sempre lo stesso liquido verde. Quindi in sostanza da questa sequenza animata capiamo che i trico prelevano le persone dai villaggi, li inglobano nel loro corpo, li rigurgitano nella statua e la statua li tramuta in nutrimento per i trico. Quindi i trico mangiano le persone e la loro energia vitale. Al che una volta che si sono nutriti loro si accorgono di noi, annusano trico ed iniziano a picchiarci. Quindi ci rilevano in tutto e per tutto come enorme minaccia. Lo scudo si stacca dalle nostre mani e percorre via. Trico ovviamente è talmente tanto affezionato a noi che non ci sta quello che sta succedendo, si ribella e cerca proprio col corpo di difenderci. Di qui chiaramente la situazione si fa critica ed estremamente pericolosa, anche perché è un tipo un 10 contro 1 e non ci sono speranze di riuscita. Vediamo già come il primo di questi avversari si avventa sul nostro amico, lo butta a terra e gli morde il collo. E adesso anche gli altri si propongono sempre su di lui, massacrandolo di colpi. Noi siamo storditi e feriti, non abbiamo neanche più l'arma tra le nostre mani e il primo obiettivo è proprio quello di scansare i vari trico che cercano di tenerci lontano e che cercano di colpirci per andare a recuperare in lontananza lo scudo che, riflettendo la luce, ci fa anche capire dove è posizionato e dove è caduto. Cerchiamo di recuperarlo, ma uno dei trico cattivi ci afferra e ci sbalza via. Dopo tutto questo cadiamo di sotto. Arriva un trico cattivo che ci afferra al volo con il muso per poterci mordere, non certo per aiutarci. Noi approfittiamo dell'occasione per aggrapparci alle sue piume sulla schiena e non continuare a cadere. In questa sessione di gameplay non dobbiamo far altro che rimanere attaccati al piumaggio di questo trico cattivo ed attendere di tornare poi alla parte più alta della torre d'avorio.
Quindi ci offre tramite questo volo una sorta di panoramica, nel mentre cerca anche di divincolarsi da noi, vuole farci cadere di sotto, vuole ucciderci, non gli interessa della nostra incolumità, anzi tutt'altro, è un nemico e quindi cerca di eliminarci. Noi però teniamo botta, restiamo belli incollati alla spalla, nonostante piroette e ovviamente tutte le varie, i vari fastidi anche del vento e del tipo di volo abbastanza aggressivo che ha e poco stabile e continuo, noi comunque sia, ribadisco, teniamo sempre la presa ben salda su questo tipo di trigo e aspettiamo che alla fine si stanchi e che la smetta di sbalzarci di più di là. Alla fine, per l'appunto, il trigo cattivo si stanca e atterra, così che noi possiamo finalmente riuscire a tornare con i piedi su una superficie solida e stabile. Al che iniziamo a correre, facciamo il giro e tentiamo, per quanto ci è possibile, di raggiungere lo scudo senza farci poi picchiare ed attaccare dal solito trigo bastardo che ci segue. Quindi facciamo il più in fretta possibile, evitiamo i vari attacchi dei trigo che già ci hanno visto e recuperiamo finalmente il nostro bellissimo scudo. Questa, ragazzi, è una delle scene più cruente e violente che c'è in The Last Guardian e fa molto male anche solo vederla. Praticamente i trigo si sono già addentati sul nostro amico, lo stanno massacrando e uno di questi addirittura gli stacca la coda. Quindi in un momento nel quale il nostro amico, dopo moltissime avversità, finalmente stava recuperando la forma fisica e la salute, viene nuovamente sconquassato e disintegrato di botte da tutti e tutti, e addirittura il trigo cattivo che gli ha appena staccato la coda adesso si avventa su una delle sue zampe posteriori, quindi dobbiamo fare in fretta prima che se lo vadano a mangiare vivo, che veramente gli tolgano la vita. Quindi cosa facciamo? Abbiamo visto che la coda è caduta qui dentro. Nonostante tutto, la coda può ancora interagire con il nostro scudo. Quindi per il momento è nostra prerogativa ed interesse e obiettivo prendere la coda e tentare di gettarla di sotto. Quindi lavorando sempre un po' col tasto cerchio la gettiamo sotto. Dopodiché saltiamo sulla piattaforma centrale, avete visto come l'alimentazione alla ventola non c'è più, però c'è ancora la massa nera qui sotto. Quindi cosa abbiamo fatto? In sostanza abbiamo preso la coda, molto velocemente l'abbiamo gettata di sotto, così facendo adesso con lo scudo possiamo puntare, con lo specchio possiamo puntare alla massa nera, al signore della valle che sta appunto emettendo il segnale per far attaccare i trigo, e con il pezzo di coda che ancora interagisce possiamo sparare un proiettile elettrico rosso verso il cuore del signore della valle e spaccare la gabbia. Ripetiamo l'operazione finché il proiettile alla fine non passa proprio all'interno della massa più chiara, chiaroscura, finché appunto, come avete visto, non viene colpita. Così facendo, il signore della valle, quindi questa entità negativa, viene completamente distrutta. Noi veniamo ovviamente ricoperti di simboli e anche premendo il più possibile i vari tasti del pad non riusciamo ad eliminarli tutti quanti, veniamo comunque sia sopraffatti. Però abbiamo comunque sia dato un duro colpo al nostro avversario, l'abbiamo distrutto nella speranza che poi per l'appunto il segnale si interrompa e che i trigo cattivi la smettono di avventarsi sul nostro amico che ormai è in fin di vita. Vediamo come al terminare del segnale i trigo smettono di attaccare e di essere aggressivi. Quindi questa entità negativa controlla il comportamento e le reazioni dei trigo. E al cessare di questo segnale i trigo si allontanano dall'antenna e si gettano di sotto morendo. Quindi seguono la stessa sorte del loro signore. Dopo non sappiamo quanto tempo il nostro amico riprende i sensi. Ovviamente in questo caso è notevolmente
notevolmente affaticato, brutalmente ferito e senza la coda. Ma nonostante tutto, per noi e solo per noi, riacquista i sensi e la volontà, scende al piano inferiore e viene ad accertarsi che stiamo bene. Quindi vedete il gesto di affetto e addirittura di amore fino a dove possa arrivare, tra un essere umano, un bambino, e una creatura mitologica, un animale, che nonostante tutto, tramite i suoi sentimenti e la sua intelligenza, riesce a sviluppare questo affetto così profondo ed intimo e si preoccupa sempre e comunque per noi. Al che però vediamo che inizia a cedere la struttura denominata Torre d'Avorio su se stessa e inizia a crollare, proprio perché l'entità oscura che la teneva eretta in piedi, che gli forniva energia, non è più presente. Rivediamo anche in un'immagine quella che è la catacomba iniziale, dove abbiamo recuperato per l'appunto lo specchio, al che Trico, accorgendosi del pericolo, fa l'impossibile per tirarci fuori da là sotto e ci riporta la luce del sole. Noi chiaramente siamo ancora storditi e privi di sensi. Non riusciamo ad interagire con niente, possiamo semplicemente assistere a ciò che avviene. Le impalcature iniziano a cedere. Oltretutto Trico è anche stato ferito pesantemente ad un occhio e probabilmente nell'occhio sinistro ha perso la vista. Vedete ancora la coda mozzata e le tantissime ferite che il nostro amico riporta sul suo corpo. Il nostro intento era quello di fuggire insieme dalla valle, da questo nido, da questa conca, da questa fossa. Il nostro amico sa che il nostro intento è quello e, con una grandissima rincorsa, effettua l'ultimo salto, spicca il volo. Nonostante il dolore per tutte le ferite che ha nel corpo, riesce ancora a mantenere un fortissimo spirito ed un legame inossidabile nei nostri confronti. Quindi questa, ragazzi, è la prova di una vera amicizia. Recupera quota e riesce finalmente a scavalcare il bordo del nido. Io, ragazzi, per non disturbare ulteriormente l'emozione e l'atmosfera di questo momento, di qui interrompo il commentary e vi saluto, dicendo che anche per il 13° episodio della nostra serie di The Last Guardian è tutto. La nostra avventura bellissima, condivisa insieme, momento dopo momento, assieme al nostro carissimo amico Trico, si conclude qui. Quindi questo è l'ultimo episodio di questa nostra serie. Io vi ringrazio, ragazzi, del tempo che mi avete dedicato, dal primo episodio fino a questo 13° ed ultimo. Spero veramente di esservi stato d'aiuto anche solo per un istante e vi ringrazio come sempre per il supporto che non mi fate mancare mai. Alla prossima serie, grazie ancora a tutti. Ciao!
Soitizi, Akuna Takizi, Obizi, Oza Mizi, Agishi Womizi, Yetara Sastazi, Achiketan, Inoi Arone Tu, Avutu Ku. Agoji Ukui Atis Nekia Tagi. Castiva Agri. Oh, why are we met?